Ciao a tutti amanti di anime e manga e ben ritrovati. Il termine di cui voglio parlarvi oggi è Kitsune. Kitsune è una parola giapponese che significa volpe. Nell'ambito otaku viene spesso utilizzato per definire personaggi che hanno sembianze da volpe, come le orecchie e la coda. Nell'anime che recensirò questa volta abbiamo quella che io definisco una Kitsune mancata. Perché mancata? Ne parliamo dopo la opening, che è meglio. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。Prima di iniziare a parlare dell'opera di oggi, vorrei ringraziare Waimina, uno degli admin della pagina Facebook di Manga Anime Sekai, link come sempre in descrizione, che mi aiuta con il canale creando le anteprime per i video e anche alcune parti della grafica del video stesso, come la scheda che vedrete tra un istante. Mina ha anche l'hobby di disegnare. Vi lascio in descrizione il suo profilo DeviantArt e la sua pagina Facebook, così potete andare a dare un'occhiata. L'opera di cui parlerò oggi è Kanokon, serie di light novel scritta da Katsumi Nishino, illustrata da Coin e pubblicata dalla Media Factory. Da essa sono stati tratti una serie di manga e un anime trasmesso in Giappone dal 5 aprile 2008, prodotto da Xebec, della durata di 12 episodi, più vari special. L'anime ha un voto medio di 6.9 su MyAnimeList, un po' troppo buoni secondo me. Kota Oyamada è uno studente al primo anno delle superiori, che di recente si è trasferito in città dalla campagna in cui viveva con il nonno. Durante il suo primo giorno di scuola, Kota incontra una ragazza del secondo anno di nome Chizuru Minamoto. La storia dell'anime parte qualche tempo dopo, quando i due si conoscono e sono amici. Chizuru è però follemente innamorata di Kota. Un giorno Chizuru chiede a Kota di poterlo incontrare in privato nell'aula di musica. Qui Chizuru dichiara a Kota il suo amore e le mostra la sua vera identità. Essa infatti non è un essere umano, ma uno spirito, per la precisione lo spirito di una volpe. Da quel momento in poi, Chizuru rimarrà incollata a Kota e gli farà ogni tipo di avanzo sessuale possibile e immaginabile. Dopo qualche tempo comparirà un'altra ragazza, questa volta lo spirito di un lupo, di nome Nozomu, che si innamorerà a sua volta di Kota. Anche se in teoria dovrebbe esserci una trama che parla di questi spiriti e di come dovrebbero interagire con gli umani, l'intera serie non è altro che un insieme di situazioni che vedono Kota messo in mezzo tra Chizuru e Nozomu, entrambe determinate a conquistare il suo cuore. Sì, il suo cuore. Ecco perché ho parlato di Kitsune mancata. Lei è una volpe, può trasformarsi e in qualche modo fondersi a Kota per creare un potere molto forte, ma la serie si limita a mostrarci i tentativi di Chizuru di far colpo su Kota, e solo raramente ci viene mostrato qualche combattimento. Premessa. Sapete che le mie recensioni si basano sulla mia opinione personale, quindi questo vale anche per la grafica. Graficamente, quest'anime è particolare. Le animazioni e quelle pochissime scene di combattimento che si vedono sono abbastanza ben fatte, mentre ho trovato i disegni parecchi bruttini. Ripeto, è una questione di gusti, ma sinceramente non trovo assolutamente che Chizuru sia una bella ragazza. Forse per le tette sproporzionate che si ritrova e che usa come arma per soffocare Kota, o forse per il tratto con cui tutti i personaggi sono disegnati. Forse avrei potuto anche apprezzare quest'anime se avesse avuto un dettaglio grafico elevatissimo. Della serie, niente trama, nemmeno divertente, ma almeno mi godo un po' di ecchi ben fatto, e invece no, non c'è nemmeno quello. Come se non bastasse, la scena è sempre la stessa. Arriva Chizuru, prende Kota, lo abbraccia e lo soffoca nelle sue tette. Fine. Per quanto riguarda l'audio, esso è come sempre di buona qualità e il doppiaggio giapponese è come sempre buono. L'opening si intitola Phosphor o Phosphor, non so come si legga, cantata da Yui Miyazaki, mentre la ending si intitola Koi no Hono, cantata da Yui Sakakibara. Ho trovato l'opening abbastanza dimenticabile, mentre l'ending è molto carina. È stato difficile mantenere il mio normale stile scrivendo questa recensione. Per tutta la stesura del testo ho aspettato di arrivare a questa sezione per potermi divertire un po'. E aspetto ancora di più la sezione successiva, il commento libero, dove posso parlare liberamente.
Ma torniamo seri. Per la prima volta da quando guardo anime ho seriamente sentito il bisogno di droppare la serie. Droppare, per chi non lo sapesse, si intende lasciar perdere e non guardarlo fino alla fine. Non mi sono fatto forza e l'ho guardato tutto fino alla fine, compreso gli special. Sì, gli special. Ci sono anche vari special. Ma prima di parlarvi di essi, vi voglio raccontare il motivo per cui ho iniziato a guardare questa roba. Giusto la sera prima avevo finito di guardare Clannad. Chi di voi l'ha visto saprà sicuramente come mi sentivo dopo averlo finito. Quindi ero in cerca di qualcosa di stupido, divertente e un po' spinto. Diciamo anche parecchio spinto. Tanto per scacciare la tristezza che mi aveva lasciato Clannad, tra l'altro fantastico. Così ho pescato Kanokon dalla lista. Ma ora torniamo agli special. Ci sono un totale di 2 special di durata standard, quindi 24 minuti, e 12 mini special. Questi ultimi sono una cosa improponibile. Sono divisi in 2 tipi. 6 episodi sono semplicemente dei piccoli sketch, ancora più spinti dell'anime in sé, e durano circa 2 minuti. Mentre gli altri 6 non sono altro che una specie di presentazione fotografica di tutti i vari personaggi femminili, mezzi nudi, se non completamente nudi. Questi ultimi li ho ovviamente saltati, in quanto non sono nulla, non hanno senso e oltretutto, come vi ho detto, la grafica non è eccellente, quindi non sono nemmeno tanto belli esteticamente. Dopo la ending potete trovare il mio commento libero. Se nella precedente recensione avevo messo un avvertimento spoiler, in questa vi invito invece ad andare avanti, fregandovene di eventuali spoiler. Anche perché vi ho già detto tutto, non c'è trama, nemmeno impegnandomi potrei spoilerarvi e rovinarvi l'anime. Bene, detto questo vi ringrazio di aver guardato, spero che il video vi sia piaciuto e vi invito comunque a non chiudere qui ma aspettare dopo la ending per il commento libero perché non contiene spoiler, come vi ho già detto. Per tutti quelli che invece vorranno fermarsi perché siete pazzi se volete guardare quest'anime, vi ringrazio di aver guardato e noi ci sentiamo ad una prossima recensione o ad un prossimo video, ciao! Bene, eccoci qui al commento libero. Come prima opzione che mi sono segnato, perché quando faccio il commento libero io segno vari punti di cui voglio parlare, ho scritto un bel fa cagare, perché fa cagare! Non... Quest'anime, sono stato anche troppo buono nella recensione, non è nulla, fa soltanto incazzare, perché fa proprio cagare. Poi gli special, oh mio Dio, allora gli special da 2 minuti va bene, sono degli sketch, ok, sono malati, sono spinti, sono da galera, ma non importa, ci può stare ancora, ma gli special, quelli che sono delle presentazioni fotografiche, non hanno senso, è come se io vado su Google Immagini e scrivo, che cazzo ne so, hentai, ma neanche perché non è hentai, però... E scrivo qualcosa tipo ecchi spinto, cose del genere, non lo so. E metto un... e mi guardo delle immagini. È la stessa cosa perché praticamente prendi i personaggi e te lo inquadra con un'immagine e te lo avvicina l'immagine. Poi cambia immagine e c'è lo stesso personaggio magari vestito di meno. Cioè vestito diverso o vestito di meno, forse era più giusto. E ti fa un'altra immagine con una canzoncina sotto. E poi cambia. E man mano è sempre più nudo, più verso che arrivi alla fine, no? Dei 2 minuti che dura. E praticamente questi special sono 12 e sono uno normale e uno presentazione fotografica. Uno normale e una presentazione fotografica. Ovviamente tutte quelle presentazioni fotografiche l'ho aperto, ho visto, ah sì, è questo personaggio, chiuso. Perché non ha senso, cioè proprio, non è, è proprio palloso da vedere. Sembra come quando i parenti vengono a casa e ti fanno vedere le foto del mare. La stessa cosa, perché sono immagini, foto del personaggio, non ha proprio senso. Non è di nessun tipo di intrattenimento, oltretutto i disegni non sono belli, quindi non è neanche bello da vedere. Poi, un'altra cosa che mi ha dato veramente fastidio, è il nonsense generale. Cioè, allora, l'ultima scena al fondo dell'ultima puntata dopo la sigla finale non ha senso, ti viene voglia di andare a prendere il regista o quello che cazzo è e prenderla a schiaffi, perché non è possibile. Cioè, dopo la sigla finale, di solito magari c'è un pezzettino che ti fa vedere come finisce proprio la fine dell'anime. Qui no, c'è la protagonista, Chizuru, nella stanza dove loro si sono, dove lei si è dichiarata la prima volta, quindi nella stanza del pianoforte lì, nella stanza di musica, ferma, in piedi, l'inquadratura è da lontano, l'inquadratura si avvicina, lei si alza la gonna, si vedono le mutande,
e la telecamera fa cambio di scena e inquadra da vicino le sue mutande e poi diventa nero e finisce così. Non ha un senso, porca puttana, ma perché? Sembra che quest'anime sia un ecchi fatto da qualcuno che non ha mai fatto un ecchi in vita sua e quindi che non è capace di farlo. Sembra una persona che non è capace di fare un ecchi, perché non è che... Allora, negli ecchi molto spesso è fatto in modo che succede qualcosa per cui tu hai del fanservice, quindi vedi tette, vedi mutande, cose del genere, e quello è il genere ed è fatto per quello e quindi è giusto che sia così. Ma qui no, perché qui non è che succede qualcosa per cui tu vedi, che ne so, il personaggio cade a terra e quindi sta con le gambe alzate e si vede le mutande, per dire. No, qui lei si sveste a caso perché deve fare le avance a lui e lui è ancora più coglione perché si mette a piangere, perché non vuole e vuole scappare sempre. Ad esempio, c'è una scena dove sono in un tempio e ha piovuto e quindi sono tutti bagnati e sono da soli in questo tempio e quindi si svestono e stolgono i vestiti per farli asciugare. Sono entrambi nudi e quindi lei, come al solito, vuole fare sesso e lui piange, non vuole, scappa e lei lo prende, lo ferma e lui non vuole. Madonna, quanto mi fa incazzare, perché è troppo stupido. Cioè, lui si mette proprio a piangere, cioè non è che si mette a piangere, però scappa, non vuole, però poi contemporaneamente, mentre che lei gli è sopra e sembra che lui non può più opporsi in nessun modo, pensa al nonno. Perché pensi al nonno? E dice, adesso sto per diventare un uomo, mi dispiace. Mi dispiace cosa? Ma che cazzo dici? Non ha proprio senso. Poi, tipo, sempre nell'ultima puntata, prima della scena della mutanda senza un senso, c'è sempre lei che vuole fare sesso con lui, come al solito, come in ogni puntata. E questa volta però lei è determinata, lo deve fare per forza, non c'è niente da fare. Lui proprio non lo prende, lo sbatte per terra e lo blocca e deve per forza. E lui lì si mette proprio a piangere, non vuole assolutamente, si mette a piangere completamente, disperato, tanto che lei alla fine si ferma e dice... E si ferma e dice, va bene, allora non facciamo niente, dopo che per 12 puntate mi ha rotto i coglioni. E quindi, alla fine è così, mi ha fatto solo incazzare, perché non ha nessun senso. Perché una persona normale non avrebbe mai e poi mai e poi mai una reazione del genere. Oltretutto, lui sembra un bambino, anche se hanno la stessa età. Lei è una tettona mega galattica, lui sembra un bambino, anche se forse si passa in un anno, lei è di seconda, lui è di prima. Però comunque non hanno tanta differenza di età. Poi un'altra cosa che mi ha dato fastidio è che loro possono... fondersi, tipo si baciano, perché poi lui è innamorato di lei, loro si amano, lui è innamorato di lei, però quando lei vuole fare sesso lui scappa, non so per quale motivo, però la ama, non ha senso. E quindi praticamente quando si baciano possono fondersi, lei scompare, lui diventa volpe e ha dei poteri allucinanti, quindi diventa forte, può combattere può fare il figo, tra virgolette. Tra l'altro, quando lei ritorna dopo che hanno combattuto, è sempre nuda, perché perde i vestiti non si sa come. E però questa cosa non la usano mai, ci sono tipo due combattimenti in tutto l'anime, che durano niente, qualche minuto neanche. E poi tutti i nemici che saltano fuori sono sempre spiriti che sono mandati dalla madre di Chizuru per testare il suo amore per Kota. Quindi in realtà non ci sono veri nemici, ci sono loro che combattono per far vedere, ma allora Kota la ama veramente. Perché per qualche motivo che non si è capito, gli umani e gli spiriti non possono stare insieme. Forse perché gli spiriti, questi qua, non muoiono, tipo lei ha 600 anni, una cosa del genere. E quindi per questo non viene spiegato particolarmente, e se l'hanno spiegato me lo sono perso tra le tette, e quindi non lo so. Comunque non viene mai usata questa cosa, non viene spiegato bene e tutti i nemici sono praticamente inutili e basta. Riassumendo l'anime in quattro parole, lei non ha completamente pudore, mentre lui è un rincoglionito. E finisce così, è così. Quindi, vi ringrazio di aver guardato e vi chiedo scusa se sono stato cattivo verso quest'anime, soprattutto qua nel commento libero, ma... Spero che vi sia piaciuto, spero che nessuno si sia fermato prima, perché veramente quest'anime non è da guardare.
ve lo sconsiglio, anche se io tipo ad esempio quando mi sconsigliano di guardare un anime a me viene ancora più voglia di guardarlo, non so voi. Perché dico, minchia, ma se fa cagare, chissà come fa cagare, guardiamolo. E boh, quindi vi ringrazio di aver guardato, spero che vi sia piaciuto. Questa tra l'altro è la prima nuova recensione del nuovo canale, dopo che abbiamo cambiato canale, e quindi niente, spero che vi sia piaciuta e noi ci sentiamo ad una prossima recensione. Ciao!